Ecco il link al mio canale Twitch e alla mia pagina Instagram per seguire gli aggiornamenti. Ed eccoci qua dinanzi a quello che sarà l'ultimo video. L'ultimo video su questo capitolo di questa stagione, di cui non mi ricordo, è capitolo 2 e fin qui ci siamo. Ma non mi ricordo, sinceramente, fatemi vedere se riesco a vedere subito il cosino che devo fare. Aspettate, la mia missione è le posizioni segnali di avvertimento. Vediamo se qua dall'alto sti cazzo di segnali si vedono, perché se no spacco tutto. Perfetto, non si vedono. Dove sono? Dove devo mettere il segnale? Dove? Che qua? Sì. Che poi vado subito a fare un altro coso. Porco il demonio. Allora, le uova aliene le devo distruggere, e sono proprio qui vicine. Io sinceramente andrei un attimo dentro qua per vedere se c'è qualche arma. Me la catto. Ok, perfetto. Che tanto posso anche potenziarlo. Me la catto e così. Ah, però. Vabbè, questo no, questo non mi interessa. Culo. Tu nemico dell'igiene, vattene. Che io devo fare roba importante. Non sono un qua 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 peperepe come sei tu, eh. Porca miseria! Andiamo subito a fare l'ultima missione! E poi sbloccheremo Rick Sanchez, finalmente! Adesso andiamo subito a fare l'ultima cacchio di missione, sperando che non ci sia nessuno che romperà le balle! Dato che una delle passate missioni che ho fatto, vi chiedo scusa se magari non ci saranno stati molti video su questo capitolo, ma mi ricordo quando c'era stata Lara Croft da sbloccare, era a livello 30, quindi diciamo che sono riuscito a fare un attimino più di video, anche perché non era a livello 100. A livello 100 poi ho fatto anche un periodo dove non ci ho più giocato qua Fortnite, e quindi diciamo che allora poi dobbiamo andare qua. Non l'ho più toccato e ho livellato da pazzi anche con il super punteggio caricato, come cazzo si chiama, nell'ultimo periodo. Tu non mi rompere tanto i coglioni. Adesso devo staccare la presa di questa parabola, se ovviamente trovo il mestiere per staccare tutto. Dopo me devo buttare, che ne devo staccare un'altra. Perfetto, eccolo qua, per prenderci i noti 30.000 punti. Una stacchiata e si vola, e si vola giustamente, grazie gioco che mi tira via l'ubicazione dal posto dove devo andare. Mamma mia che fastidio, porca la miseria. Se c'è qualcuno che guarda questo video mi potrebbe dire, io mi ricordo che tempo fa c'era la possibilità, mentre si viaggiava, tipo se c'era un forziere, se c'era un forziere vicino o se c'era un nemico vicino eccetera, saltava fuori un segnale video, tipo ad esempio se c'era un forziere saltava fuori tipo un segnale video nella zona dove era ubicato il forziere. Ad esempio se era dietro di me saltava fuori il segnale dietro di me oro con il forziere che luccicava, ecco. Ma quell'opzione lì l'hanno tolta o c'è ancora? Perché sinceramente non ho capito bene la situazione. Allora qua mi sa tanto che faccio prima ad andarci a piede a staccare l'ultima antenna, poi se mi vogliono anche uccidere non c'è nessun problema, perché poi minchia, però se sta gente, eccola lì l'antenna, perché poi andrò dritto subito a fare l'ultima partita di questo capitolo. Non mi ricordo il numero della stagione, chi se ne frega. E poi nell'ultima parte, quando farò diciamo la partita un attimino più completa qua con il mestiere qua Fortnite, vi dirò un po' le robe che ci saranno nel futuro Apple. No, lasciatemi stare, fatemi arrivare al livello 100, sì, uccidimi, poni fine alla mia vita. Dove sei? Andiamo incontro alle sparatorie.
Vabbè, a te t'ammazzo perché dici stronzo. Dopo non so se sei un bot, se sei un bot o sei quello che è, sinceramente. Qua che c'è sta? Allora togliamo sto coso che dà fastidio soltanto. Vabbè, possiamo toglierlo. E andiamo avanti. Adesso di questa partita vi farò vedere soltanto la parte finale, sperando che che tipo un albero, che un fulmine mi colpisca in testa proprio, o che quest'albero mi cada in testa. E poi ci vedremo con l'ultima partita con Rick Sanchez e tutto il suo completo completoso. Ed eccolo qua, ricevuto il Rick più Rick di tutti, fa parte del set Rick C137, Rick Sanchez. È arrivato finalmente il tuo momento di scendere sul campo di battaglia per un'ultima missione, per Dinzibacco. Eccoci qua, fottutamente arrivati all'ultima partita. E quello che volevo dirvi, adesso io ho visto un'immagine, però non so se faranno parte del prossimo pass battaglia esattamente quelle persone che ho visto, quei personaggi che ho visto. Detto questo, non so se anche in concomitanza all'uscita di tanti altri videogiochi in questo periodo, soprattutto anche in concomitanza del fatto che purtroppo in questo periodo, per una cosa che mi sta succedendo in questo periodo, non potrò star tanto lì a registrare video, non avrò tanto tempo, quindi magari utilizzerò molto anche il fatto di fare live su Twitch e poi vabbè, anche se magari non guarderete video, mi dispiace, ma ricaricherò parti delle live. Non so se farò video sulla prossima stagione. Allora, vi dico subito, se la skin che mi interessa, come ho fatto con queste qua, è, diciamo, non è tanto lontana dall'ottenimento, ci posso fare anche un pensierino a fare comunque la serie, altrimenti la salto, anche perché poi mi sa che mi servirà un po' di spazio, quindi se non la faccio, almeno per questo periodo, andrei anche a disinstallare Fortnite, quindi almeno per avere un attimino di spazio in più sull'hard disk. No, ma datemi ancora un paio di fucili d'assalto, grazie mille, perché non ne ho tanti. E quindi, diciamo, andrei a saltare la prossima. Fanculo, me l'ha fregato l'altro. Ma ci godo, via. Andrei a saltare questa la prossima stagione, per poi magari tornare in futuro. Adesso vediamo, ripeto, se la skin che mi interessa è mediamente vicina, non è magari anche a livello 50 o a livello 60, ci può stare. Se me la mettono a livello 100 tipo Rick Sanchez, che la vedo lunga, do cazzo, è passato quello lì, che la vedo lunga per sbloccarla, ecco, quella lì ci faccio un pensierino se fare tutto il mestiere o non farlo, quindi vedremo, vi farò magari un video dedicato su Tetris dove vi dirò tutte le novità eccetera eccetera, per poter vedere in fondo se riuscirò a fare o meno ancora una serie su Fortnite. Poi vabbè, Fortnite sicuramente non è la parte più fondamentale del... Che cacchio è quello lì? No! Maledizione di sti cazzo di alieni de merda! Bastardo, te spacco tutto! Non è una parte fondamentale... Ah, ma è un alieno e basta! Non è una parte fondamentale del mio canale, mi diverto... Non tanto a giocare a Fortnite, ma più che altro mi diverto a, come si dice, a fare le sfide. Basta. Quella è la cosa, anche su Dead by Daylight ci gioco soltanto perché mi diverto a fare le sfide. Poi il gioco è quello che è, quindi diciamo che, insomma, vedremo il da farsi. Affanculo, ma devo beccare tutti i cazzo del pro player io. Maledizione. Do cazzo è? Vabbè, niente ragazzi, spero che questo vi sia piaciuto, sono riuscito a sbloccare il cazzone di Rick Sanchez, nel senso tutta la skin.
È stata un po' sottotono questa qua di... Ma ha ucciso Venom, guardate caso, l'antagonista del prossimo Spider-Man 2 con Insomniac e il suo studio di sviluppo che alla volta fa 850 miliardi di giochi, anche se usciranno molto in là. Spero che questo video vi sia piaciuto, è stato un video strano, molto. L'ho sbloccato Rick Sanchez ed è questo compimento totale dell'obiettivo di questo video. Ci vediamo alla prossima e vi farò sapere magari tramite un video di Tetris, o magari farò un'altra partita con Rick Sanchez dove vi dirò: guardate, è iniziata la nuova stagione, vorrei sbloccare questa skin e andremo a sbloccarla fino alla fine. Spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima quindi con un nuovo video. Affanculo Venom Bastard.